Neonata associazione dedicata al mais, siamo col presidente. Come mai la nascita di questa associazione appunto? Come si sa, questo progetto che ha 5 anni è partito con la definizione del manuale DECO, quindi della certificazione DECO, denominazione comunale, e quindi abbiamo pensato dopo 5 anni che l'attività di controllo rispetto all'attività di promozione dovesse separarsi, proprio perché il controllo è l'organismo nominato dall'amministrazione comunale che si è allargato alle 5 terre quest'anno, e quindi è una funzione istituzionale, e quindi aveva come obbligo e compito quello di garantire che tutta la produzione, sia delle farine che poi dei derivati, fosse di qualità, ovviamente centrale il seme. Però da questo punto di vista abbiamo detto, per poter dare continuità alla promozione, era fondamentale mettersi insieme tutti quei soggetti che per un verso o per l'altro hanno un interesse o di promozione o di tipo commerciale. Ecco che allora l'obiettivo produttivo agricolo. Ecco che allora l'obiettivo nostro è quello di, con questa Costituzione, costruire un modo di lavorare, di dialogare tra gli addetti al settore che sta nascendo, per darci insieme delle regole comuni, in maniera che poi possiamo essere certificati, ciascuno può essere certificato per la sua attività. All'inizio è nata questa associazione con i rappresentanti della Proloco, della comunità del mais che abbiamo costituito anche con Slow Food, e allora abbiamo fatto partire prima la parte, chiamiamolo promozionale, in maniera che da qui possiamo continuare a promuoverlo, e i giorni del Melgrosso nascono un po' da questa collaborazione. E poi la seconda fase sarà quella di coinvolgimento di tutti gli attori economici, commerciali e agricoli, per studiare assieme il modo per far crescere ancora di più questo modello. Clemente Savoldelli, dopo alcuni anni di coltivazione del mais spinato, che bilancio possiamo fare? Beh, delle grandi soddisfazioni, soprattutto a livello umano, perché ho conosciuto un sacco di gente che sicuramente se non mi mettevo nella cerchia non conoscevo, insomma, ecco. Un progetto importante e molto soddisfacente, penso, anche per il paese, perché comunque richiama sempre persone nuove, gente nuova, anche ormai da oltreoceano, insomma, è una bella cosa, insomma. Molto contento. E un collegamento con il passato, con la storia di Gandino? Sicuramente un collegamento con la storia e i nostri antenati, di sicuro, perché loro vivevano con questo mais. Per me è stata una scoperta di nuova e mi ha appassionato, e sono partito, adesso ho messo il mulino, ho fatto un po' di cose, ci provo, insomma.